Da un anno era calata fra est e ovest la cortina di ferro e stava per scattare il blocco di Berlino, con cui i sovietici intendevano costringere gli alleati a sgomberare i quartieri occidentali della città. Quando si aprì il 7 maggio 1949 all'Aia il congresso del Movimento per l'Unità Europea. L'iniziativa era partita da Winston Churchill e alla manifestazione parteciparono i rappresentanti di 17 nazioni, fra cui l'Italia. Si era ormai nel pieno della Guerra Fredda e il vecchio continente era spaccato in due. Nessuno si illudeva più che fosse possibile ricongiungere le sue diverse componenti. Ma erano in molti a ritenere che nemmeno circoscrivendo l'ipotesi europeista ai paesi occidentali si sarebbe andati più in là di una petizione di principio, in quanto i singoli stati avrebbero dovuto accettare una limitazione della propria sovranità nazionale. Sembrava dunque un'autentica utopia l'idea dell'unità d'Europa, già profilatasi senza successo all'indomani della Prima Guerra Mondiale e rilanciata ora alla fine di un nuovo conflitto che aveva dilaniato il vecchio continente. In linea generale si riconosceva che fossero quanto mai giuste e fondate le ragioni che avevano indotto, fin dal settembre 1941, un gruppo di antifascisti confinati a Ventotene, Altiero Spinelli, Ernesto Rossi ed Eugenio Colorni, a sostenere in un manifesto, che aveva poi avuto larga diffusione, la necessità di annientare una volta per tutte il virus del nazionalismo. Un morbo che aveva provocato due conflagrazioni, una più micidiale dell'altra, e agito da incubatrice al totalitarismo. Ma in concreto, innumerevoli erano gli ostacoli che occorreva superare per liberarsene. In Italia era stato Luigi Einaudi, da sempre convinto europeista, ad auspicare nel maggio 1947, in un discorso all'Assemblea Costituente, che il nostro paese si adoprasse per la creazione di un governo federale sovranazionale. Il suo appello aveva riscosso l'adesione di De Gasperi e del ministro degli esteri Carlo Sforza, e in favore di una nuova Europa, retta da vincoli di solidarietà, si erano schierati insigni uomini di cultura come Benedetto Croce, Gaetano Salvemini e Piero Calamandrei. Il governo di Roma riteneva che l'integrazione europea avrebbe consentito innanzitutto la riabilitazione dell'Italia in sede internazionale e non secondariamente la guarigione democratica dei tedeschi, per dirla con le parole del ministro degli esteri Sforza, preoccupato che potesse risorgere in Germania, qualora essa fosse rimasta emarginata, un pericoloso spirito di rivincita. Tuttavia questi buoni propositi, che nel frattempo si erano fatti strada anche in altre capitali europee, in particolare a Parigi e a Bruxelles, sarebbero caduti nel vuoto se a sorreggerli e a renderli plausibili non avesse contribuito l'esperienza del piano Marshall. Il programma di assistenza varato nel 1948 da Washington, qui vediamo la firma apposta al piano dal presidente Truman, e attuato di concerto con i paesi europei destinatari degli aiuti, mise infatti in luce quanto fosse utile l'istituzione di un sistema permanente di collaborazione fra i vari governi, quale venne realizzandosi per il tramite dell'OECE, l'Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica. Dal piano Marshall all'unità europea. In pratica fu questa la formula da cui prese avvio un disegno non più informe e velleitario, che mirava, partendo da premesse di carattere economico, a porre le basi di un'effettiva integrazione politica europea. Il trattato per la costituzione del Consiglio d'Europa, siglato nel marzo 1949 da 10 stati fondatori, fra cui l'Italia, rappresentò il primo passo in questa direzione. Anche se esso diede vita solo a un comitato di ministri con poteri consultivi, che non era nemmeno l'ombra di un governo europeo, come si rammaricò
Altiero Spinelli. L'impostazione funzionalista con cui i governi aderenti al Consiglio d'Europa intendevano procedere per gradi e manovrando soprattutto il volano dell'economia verso la costruzione di un edificio unitario non era condivisa dal movimento federalista. Ma essa era, per il momento, l'unica strada praticabile, come ribadì De Gasperi. Forse era difficilissimo, ma avrebbe un cammino ancora molto lungo, molto duro. Vi preghiamo di mantenere. E fu quella la soluzione che consentì l'anno dopo, nel maggio 1950, al ministro degli esteri francese Robert Schuman di proporre la creazione di una comunità europea del carbone e dell'acciaio. L'adesione dell'Italia alla CECA non fu un parto indolore. In primo luogo perché il nuovo organismo, il cui obiettivo primario era di sovrintendere al complesso della produzione franco-tedesca, avrebbe finito per ruotare intorno all'asse fra Parigi e Bonn. E ciò deludeva le aspettative del governo di Roma, che nel marzo 1948 aveva firmato un accordo per l'unione doganale italo-francese di costituire insieme alla Francia il baricentro del processo di integrazione europea. In secondo luogo, la partecipazione alla CECA avrebbe esposto l'industria siderurgica italiana, in quanto non più protetta come un tempo da elevate tariffe doganali, alle prese con la più agguerrita concorrenza straniera. E si temeva che essa non ce l'avrebbe fatta a reggere l'impatto, afflitta com'era da una bassa produttività degli impianti, da un eccesso di manodopera, nonché dall'alto costo dei rottami importati. In sede politica prevalse tuttavia il convincimento, sostenuto con energia sia da De Gasperi che da Sforza, che la CECA avrebbe contribuito a esorcizzare il pericolo che riaffiorasse, dietro la questione dell'industria mineraria e siderurgica della Ruhr, la storica rivalità franco-tedesca. Perciò era interesse di tutti che nel cuore dell'Europa venissero a stabilirsi le condizioni più propizie per una pacifica convivenza. Quanto ai rischi di un crollo dell'industria siderurgica nazionale, il governo italiano riuscì, sia pur in capo a laboriose trattative, a ottenere che fosse previsto un periodo di assestamento transitorio della durata di 5 anni per la propria produzione nazionale. Durante questa fase si sarebbe mantenuta una protezione doganale, seppur decrescente, e istituito un fondo per l'assistenza ai lavoratori in esubero. A queste condizioni l'Italia sottoscrisse il 18 aprile 1951 il trattato istitutivo della CECA accanto alla Francia, alla Repubblica Federale Tedesca, al Belgio, all'Olanda e al Lussemburgo. Ma l'itinerario che portò alla ratifica dell'accordo da parte del Parlamento fu estremamente accidentato, non solo per le forti riserve espresse da una parte consistente del mondo industriale, ma anche per l'opposizione dei partiti di sinistra, specialmente di quello comunista. Il PCI riteneva che l'europeismo fosse uno strumento della politica americana in funzione antisovietica, di cui la Germania si sarebbe servita per acquisire un ruolo egemonico nel vecchio continente. La CGIL condivideva sostanzialmente questo giudizio, quantunque le critiche del suo leader Giuseppe Di Vittorio fossero dovute soprattutto al timore che la CECA imponesse una drastica riduzione delle maestranze nel settore siderurgico. Di tale avviso non erano invece né la CISL né la UIL. Anche perché a rassicurarle valse l'inserimento nel trattato di una clausola che contemplava la libera circolazione nell'ambito dei paesi firmatari della manodopera addetta alle industrie del carbone e dell'acciaio. Le preoccupazioni che avevano accompagnato gli esordi della CECA si dissolsero non appena si manifestarono i primi benefici determinati dall'ammodernamento degli impianti e dal miglioramento delle condizioni di lavoro. Nel frattempo, il 27 maggio 1952, i 6 paesi firmatari della CECA avevano siglato a Parigi il trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa, la CED.
e si era cominciato a lavorare intorno a un progetto per la creazione di una comunità politica confederale europea in virtù della larga concordanza di vedute che si era venuta a creare, al di là delle loro differenti matrici, fra uomini come De Gasperi, il tedesco Adenauer, il francese Schumann e il belga Henri Spaak. Per De Gasperi, europeismo e atlantismo erano due facce della stessa medaglia, giacché mentre la partecipazione alla NATO garantiva la sicurezza militare dell'Italia, l'adesione ai principi ideali e politici dell'unità europea avrebbe permesso al governo di Roma di svolgere un proprio specifico ruolo fra le potenze occidentali. D'altra parte, la scelta europeista, in quanto condivisa dai partiti laici che con la Democrazia Cristiana componevano la maggioranza di governo, costituiva un ulteriore elemento di legittimazione e di coesione dello schieramento centrista alla guida del paese. La scomparsa di De Gasperi nell'agosto 1954 non provocò un cambiamento di direzione nella politica estera italiana, anche se si manifestò da allora una sempre maggiore instabilità di governo per via soprattutto dei contrasti interni fra le varie correnti della Democrazia Cristiana. L'europeismo rimase un punto fermo nella visione dei successori dello statista trentino, sia di Pella che di Scelba. E la vocazione europeista continuò a registrare ampi consensi fra l'opinione pubblica, in quanto veniva giudicata un requisito essenziale per l'inclusione dell'Italia nel novero dei paesi più progrediti. Fu così possibile superare l'impasse provocato dal naufragio della CED in seguito alla mancata ratifica del trattato da parte dell'Assemblea Nazionale Francese. Alla fine di ottobre venne raggiunto, con l'adesione anche della Gran Bretagna, un accordo per la creazione dell'Unione Europea Occidentale. E nei mesi successivi, il governo italiano, rinfrancato dalla definitiva soluzione della questione di Trieste, si fece promotore di una conferenza tra i sei paesi membri della CECA per riprendere il dialogo sull'unificazione europea. Il convegno si tenne ai primi di giugno del 1955 a Messina, città natale del nostro ministro degli esteri, il liberale Gaetano Martino. E, a dispetto delle previsioni pessimistiche della vigilia, si risolse in un successo, in quanto venne affidato a un comitato intergovernativo di esperti, presieduto da Spaak, l'incarico di studiare quali effettive possibilità vi fossero di dar vita a un mercato comune europeo in funzione di un'integrazione economica totale. Nonostante i progressi compiuti nella successiva conferenza dei ministri degli esteri a Venezia nel maggio 1956, non fu un'impresa facile giungere a un accordo definitivo. La grave crisi politica apertasi nel mese di novembre in seguito alla spedizione militare anglo-francese sulle rive del Mar Rosso per bloccare la nazionalizzazione del canale di Suez decisa dal leader egiziano Nasser rischiò infatti di mandare all'aria i progetti in corso per via del risentimento del governo di Parigi alle reazioni negative suscitate nelle altre capitali europee dalla sua avventura colonialistica. Dopo la ripresa in dicembre del negoziato, grazie a un'iniziativa congiunta italo-tedesca, si giunse rapidamente nel giro di 3 mesi alla fine della maratona e alla stesura dei trattati istitutivi della Comunità Economica Europea e dell'Euratom. La firma avvenne a Roma il 25 marzo 1957, nel corso di una solenne cerimonia in Campidoglio. Con il primo di questi due trattati, sottoscritto per l'Italia da Antonio Segni e da Gaetano Martino, i sei paesi aderenti, gli stessi che 6 anni prima avevano dato i natali alla CECA, intendevano, come stava scritto nell'atto istitutivo, promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche dell'insieme della comunità, un'espansione continua ed equilibrata, una stabilità accresciuta, un miglioramento accelerato del tenore di vita e più strette relazioni fra gli stati partecipanti. Con il secondo trattato,
si mirava a realizzare un'organizzazione comune per l'uso pacifico dell'energia nucleare. La creazione della Comunità Economica Europea avvenne sulla base dell'indirizzo funzionalista e non già in una prospettiva federalista. C'erano tuttavia due importanti novità rispetto alla struttura della CECA, la prima delle quali consisteva nell'istituzione di un Parlamento europeo composto dai rappresentanti dei singoli parlamenti nazionali, seppur privo di potere reale. E la seconda, nel rafforzamento delle prerogative del Consiglio dei Ministri della Comunità. Il governo italiano era stato fra quelli che si erano più battuti nel corso delle trattative per un'integrazione economica globale. Gran parte del mondo industriale si mostrò favorevole in linea di massima alla prospettiva di un mercato unico europeo, quantunque si trattasse di una sfida non priva di incognite. Non così il settore agricolo che, salvo alcune eccezioni, accusava ancora profondi squilibri strutturali e forti ritardi rispetto all'evoluzione in corso in altri paesi europei. Tra i sindacati si riprodusse la stessa divergenza d'opinioni già manifestatasi in occasione dell'istituzione della CECA, in quanto la CGIL mantenne un atteggiamento critico sia pur più blando che in passato. In Parlamento, l'unico partito che si schierò decisamente contro la ratifica dei trattati discussa in luglio alla Camera fu quello comunista. Lo fece ribadendo certe vecchie tesi pregiudiziali, secondo cui l'europeismo era la longa manus dell'imperialismo americano e l'integrazione economica avrebbe rafforzato il potere delle concentrazioni monopolistiche del grande capitale nazionale e internazionale. I socialisti votarono a favore dell'Euratom e si astennero invece sulla CEE, non già in quanto non ne apprezzassero le finalità, ma in quanto avrebbero voluto che la comunità si reggesse su basi istituzionali democratiche, ossia su organismi elettivi, che era quanto auspicavano anche i rappresentanti del movimento federalista e alcuni esponenti della sinistra laica come Ugo La Malfa. Sicché l'orientamento espresso dal Partito Socialista in questa occasione, in quanto segnava un distacco dalle posizioni comuniste, costituì un ulteriore elemento a sostegno di quanti avevano cominciato a prendere in considerazione l'opportunità di un'apertura a sinistra, di una nuova maggioranza che giungesse a includere anche i socialisti di Nenni. Con l'ingresso nel mercato comune, lo sviluppo degli scambi divenne l'elemento trainante dell'economia italiana. Giacché l'intesa fra i sei paesi del MEC si tradusse, a partire da gennaio 1958, nella riduzione delle barriere doganali, di cui era prevista la completa abolizione nello spazio di 12-15 anni, e nella progressiva realizzazione di un mercato unico integrato dei prodotti agricoli e industriali. Inoltre si cominciò a rimuovere gli ostacoli che si frapponevano alla libera circolazione dei capitali e della forza lavoro e vennero adottate alcune misure specifiche volte a superare i più gravi squilibri economici territoriali. E ciò mediante i mezzi forniti da una banca europea per gli investimenti e i contributi finanziari sia di un fondo sociale che di un fondo per la politica agricola comune. In Italia, quanto fossero importanti le opportunità offerte dalla formazione di un grande mercato con più di 300 milioni di consumatori, lo si cominciò a constatare all'inizio degli anni 60, non appena ci si rese conto che la congiuntura economica favorevole, anziché esaurirsi dopo la ripresa postbellica, stava invece dando vita a un nuovo ciclo espansivo. Vennero così a cadere certe previsioni pessimistiche che davano per scontato il fatto che prima o poi i vari governi, e in particolare quello italiano, non sarebbero stati in grado di onorare gli impegni sottoscritti. Non fu necessario per il nostro paese ricorrere alle clausole di salvaguardia richieste e ottenute a suo tempo da alcune imprese industriali che consentivano, in caso di gravi difficoltà, il ripristino dei contingentamenti e dei precedenti dazi doganali.
giacché nel tornante fra gli anni 50 e 60 l'economia italiana ingranò delle marce sempre più alte. La liberalizzazione degli scambi favorì soprattutto l'industria automobilistica, la meccanica di precisione e la metallurgia, e incoraggiò lo sviluppo di nuove attività: cellulosa, fibre tessili, artificiali e sintetiche, derivati dal petrolio e dal carbone. In complesso, fra il 1959 e il 1963, le esportazioni italiane crebbero ogni anno di oltre il 16% e la quota destinata ai paesi del mercato comune salì dal 20,7% del 1953 al 35,5% per superare poi il 40% nel 1966. La libertà di movimento della manodopera nell'ambito dei paesi del mercato comune agevolò inoltre i flussi migratori. Una schiera consistente di lavoratori italiani poteva varcare i confini nazionali per trovare occupazioni altrove, in particolare in Germania. E ciò consentì la riduzione sia della disoccupazione sia della sovrappopolazione nelle campagne, specialmente in quelle del Mezzogiorno. Col tempo la CGIL mise da parte il suo dissenso iniziale e nel dicembre 1961 giunse alla stessa conclusione a cui erano già arrivate la CISL e la UIL, ossia che la partecipazione del sindacato all'opera della CEE era indispensabile per salvaguardare gli interessi dei lavoratori italiani e per contribuire, di concerto con le organizzazioni sindacali di altri paesi, all'adozione di adeguate misure di protezione sociale e di sicurezza sul lavoro. Anche nell'ambito del Partito Comunista si incrinò il muro di ostilità, in passato quanto mai compatto, nei confronti del mercato comune. Ad aprire il varco a una revisione dei giudizi fortemente negativi pronunciati fino ad allora fu Giorgio Amendola. E seppur non si manifestò per il momento una conversione del PC all'europeismo, significativo risultò il riconoscimento espresso nel luglio 1962 dal vice segretario del partito Luigi Longo, secondo cui si doveva ammettere che l'integrazione europea era stato un fattore essenziale nel salto in avanti dell'economia italiana. Per la verità non è che tutto filasse liscio. Già stavano emergendo infatti alcune carenze dell'amministrazione pubblica italiana per via della sua farraginosità e della sua scarsa preparazione nell'attuazione delle direttive comunitarie. E l'agricoltura non ce la faceva tenere il passo nell'ammodernamento delle sue strutture, in quanto svantaggiata sia dalla mancanza di un'adeguata organizzazione del mercato dei prodotti agricoli, sia dall'eccessiva frammentarietà del sistema fondiario. Intensa continuò invece a essere la nostra azione diplomatica in favore di un ampliamento della comunità europea e di una democratizzazione delle sue istituzioni. Dal MEC era rimasta fuori la Gran Bretagna, che aveva promosso nel frattempo la creazione di una zona di libero scambio, l'EFTA, fra alcuni paesi del Nord Europa e del Commonwealth. Per l'Italia, l'ingresso dell'Inghilterra nella CEE non solo avrebbe rappresentato un contrappeso alla preminenza franco-tedesca, ma anche un importante fattore di equilibrio politico. Se non che l'elezione per suffragio universale diretto di un Parlamento europeo rimase un traguardo di là da venire. E i ripetuti tentativi dei vari governi italiani per aprire le porte della CEE alla Gran Bretagna si scontravano invariabilmente con l'opposizione del presidente francese De Gaulle, a capo dal maggio 1958 della Quinta Repubblica. Neppure la richiesta ufficiale nel luglio 1961 del primo ministro inglese Macmillan di un negoziato per l'adesione britannica alla comunità,
appoggiata dall'Italia e da altri paesi membri, riuscì a rimuovere le barricate erette dalla Francia, in quanto Parigi considerava l'Inghilterra troppo legata agli Stati Uniti. Nell'ambito della Comunità Europea, l'Italia non era più un paese di secondo rango a livello economico, giacché il suo sistema industriale aveva superato brillantemente l'esame di maturità. In sede politica non era riuscita, invece, malgrado l'attivismo europeista dei suoi rappresentanti, a recitare un ruolo di primo piano. Le decisioni più importanti continuavano a dipendere dalla Francia e dalla Germania occidentale, tant'è che il rapporto privilegiato venutosi a stabilire fra Parigi e Bonn sembrava aver resuscitato, dopo più di un millennio, una sorta di Europa carolingia attorno alle due sponde del Reno. E tuttavia la riconciliazione tra tedeschi e francesi sulle ceneri di due guerre mondiali era una premessa indispensabile per la costruzione di un'Europa unita.